Buonasera ragazzi, benvenuti anche stasera a questa seconda puntata di Ogni libro, una storia, tante storie in un libro. In questo caso ho scelto un libro particolare, uno perché è un libro molto, a cui sono molto attaccato a livello personale, e uno perché, e due perché è un libro che, come quello che ho presentato nella prima puntata, che riguardava l'icona mondiale delle arti marziali e degli sport da combattimento, questo libro uguale ricorda l'icona di quella che è stata l'introduzione delle arti marziali, soprattutto del karate, del movimento del karate che negli anni 70 ebbe una forte espansione proprio grazie a quello che erano stati i film di Bruce Lee e tutti gli altri film riguardanti le arti marziali, ma soprattutto perché in Italia era già presente una radice di arti marziali rappresentata dalle lotte giapponesi, che altro non erano che il judo, il karate, l'aikido e un po' di jiu-jitsu. Ma fondamentalmente questo movimento esisteva già dagli anni 50 e quindi, cioè, questo rappresentava già una base di quello che sarebbe stato poi nel momento degli anni 70, alla fine degli anni 60, prima degli anni 70, con l'esplosione appunto del fenomeno delle arti marziali, una base per quello che sarebbe stato un movimento di partenza. Poco importava se l'ispiratore era stato Bruce Lee, quindi il confucianese, quello che si poteva. In Italia quello che si poteva fare in quel periodo lì a livello di sport di combattimento era o il pugilato o la lotta libera. E siccome appunto l'introduzione fu fatta con il judo da parte giapponese in Italia, e le prime avvisaglie sebbero appunto dall'introduzione del judo, perché era considerata appunto più soft rispetto al karate che prevedeva calci, pugni, invece il judo era una lotta e alla fine dei conti si praticava già in Italia, era la lotta libera e quindi c'era già un regolamento, una previsione, addirittura era uno sport olimpico, quindi anche il judo poi infatti diventò la prima arte marziale olimpica, non a caso, no? Quindi tutto torna durante questo periodo qui degli anni 50, in cui appunto ci fu questa. Uno dei personaggi, se non il personaggio più particolare, più iconico di questo periodo qui, è il personaggio del libro di questa puntata. E ve lo presento subito, è il maestro Tetsuji Murakami. Maestro Murakami, in quel periodo lì, rappresenta quello che veramente è poi il fondamento di questo libro qui, quello che è stato fatto con questo libro qui. Perché è importante? È importante perché è un libro che ci porta sempre alle origini, proprio alle origini storiche e a quello che successe in quei primi anni lì, quando cioè si cominciò a parlare di karate, di lotte giapponesi, quindi di qualcosa che non era cinese come il Kung Fu di Bruce Lee, ma in ogni caso faceva parte di una civiltà orientale, tra l'altro giapponese, sappiamo co come si erano comportati durante la guerra, quindi che mentalità guerriera avevano, discendenti dei samurai, e quindi già di sé per sé rappresentavano qualcosa di mistico, di qualcosa che veramente era. Ricordiamoci che negli anni 74, nel 1974, l'ultimo giapponese si arrese su un'isoletta sperduta del Pacifico, che era convinto che la guerra fosse sempre andata avanti. Quindi, cioè, avevano fortemente un'ideologia guerriera e quindi già in quello avevano un certo rispetto. Cosa successe nel 1955? Nel 1955 successe quello che poi è riportato in questo libro qui, cioè successero praticamente le origini del karate italiano, quello che fu il fondamento di quello che poi è stato
tutto il movimento del karate italiano, ma non solo poi del karate, perché dopo è venuto il karate contact, è venuto la kickbox, è venuta la kickjitsu, sono venute tante cose che hanno portato poi addirittura allo sviluppo odierno delle MMA, no? E questo è un libro che a cura dei maestri Claudio Vacchi e Mauro Ferrini, che praticamente è stato presentato in occasione di una ricorrenza che i fedelissimi, quelli che sono rimasti fedeli ai dettami del maestro Murakami, praticamente vollero fare in suo onore, in sua memoria, il 15, il 14 e il 15 ottobre del 2017 a Firenze, presentando appunto questo libro. Questo libro cosa fa? Praticamente, oltre alle radici storiche, ripercorre proprio tutti i primi passi che fece il maestro Murakami da quando è nato fino al suo trasferimento a Parigi, dove ebbe il primo impatto europeo, dove si vide immerso in questa realtà europea di questi giovanotti provenienti un po' da tutti gli strati sociali della società francese, iniziavano a interessarsi alle arti marziali e lui appunto non si tirò indietro quando fu il momento di trasferirsi in Italia, primo maestro giapponese in assoluto a venire in Italia a insegnare karate agli italiani, e questo appunto viene ripercorso bene nel libro con tutte le sue documentazioni storiche molto importanti. Le foto e le documentazioni storiche di questo libro sono importantissime. Io stesso ci ho preso spunto per fare il mio libro sulla vita del maestro Romani, perché infatti questo libro mi è caro, perché questo intanto è il libro che mi è stato regalato personalmente dal maestro Francesco Romani poco prima che scomparisse, purtroppo. E questo qui non penso neanche si possa trovare in edicola, perché non ha neanche il prezzo. Penso sia un libro da richiedere direttamente agli interessati, a maestro Claudio Vacchi e Mauro Ferrini. E è importante perché veramente questo libro, se si riesce a vederlo, se si riesce a leggerlo, si legge tutto quello che successe, tutti quelli che furono i primi movimenti, anche dei primi, perché un libro, una storia, sia la storia del maestro Murakami, ma insieme alla storia del maestro Murakami c'è praticamente la storia di tutto il movimento del karate, in parte europeo e in parte soprattutto italiano, perché appunto il primo focolaio fu il Kodokan di Firenze del maestro Malatesti, dei vari maestri Campolmi, Piccini, eccetera, purtroppo molti di loro già scomparsi, e del maestro Romani, che fu uno dei fulcri principali per la venuta in Italia del maestro Murakami, insieme chiaramente al maestro Malatesti, Vladimiro Malatesti, che era il capo fondatore di questo movimento, che era già nato in Italia. Quando Murakami venne in Italia per la prima volta, appunto, ci sono qualche parere discorde su se fu organizzato prima a Firenze o prima a Viareggio, ma fondamentalmente sembra che le date storiche e soprattutto alcuni documenti dimostrino che sia più Viareggio, perché a Viareggio Malatesti aveva già iniziato, grazie proprio a Romani, a spostare l'attenzione del karate sull'asse Firenze-Viareggio e quindi a portarlo soprattutto nella zona dove c'era un movimento più, diciamo, dal punto di vista VIP anche, no? Come, quindi come notizie, come mass media che si interessavano, mentre a Firenze il karate fino a quel momento lì era visto quasi come una cosa, non diciamo torbida, ma insomma da dove prima capire bene cosa, addirittura insomma, per rendersi conto, la questura mandava persone a indagare, a vedere cosa si faceva veramente, perché le leggende erano tantissime. Tantissime erano anche le leggende sul maestro Murakami, tanto
di questo sono stato testimone anch'io, perché ho iniziato la pratica proprio nel periodo in cui il mito assoluto del karate italiano, nel 70, a metà degli anni 70, era proprio il maestro Tetsuji Murakami, soprattutto per quanto riguarda la zona della Versilia, perché la zona della Versilia, grazie al maestro Romani, aveva, penso che l'ultimo stage del 1973 fu svolto al palazzetto di Viareggio, proprio dal maestro Tetsuji Murakami. E questo ne documentano vari articoli che sono anche sul libro che ho pubblicato io l'anno scorso sulla vita del maestro Romani. E quindi ne certificano l'assoluta garanzia cronologica dei tempi di quello che c'è scritto in questo libro qui, e ne fanno appunto un testo veramente storico per le origini, le vere origini del karate italiano, e non quelle che si sentono un po' in qua e là, senza nulla togliere a quelli che poi sono stati i meriti futuri di altri maestri che sono venuti in Italia, altri maestri giapponesi e non solo giapponesi, che sono venuti in Italia a portare il loro credo marziale. Sicuramente il maestro Murakami è stato quello che, appunto, già io posso testimoniare direttamente di ricordare quali erano le leggende che si diceva sul maestro Murakami. Non aveva ancora iniziato a praticare io karate, che ho iniziato nel 76, ma già conoscevo quello che si diceva. E il maestro Murakami può picchiare anche 5 persone, 6, se viene aggredito, le mette tutti fuori, li fa volare, fa questo, fa quest'altro, fa dei salti incredibili. E quindi non erano quasi vere, nessuna di queste era quasi vera, era vera, o perlomeno erano episodi che poi erano stati ingigantiti, e quindi si creava comunque uno stato di ammirazione, uno stato per chi faceva le arti marziali, per chi amava poi fare le arti marziali, diventava un qualcosa, no? Come nel calcio, quando un giocatore forte è diventato Pelé, è diventato Maradona, è diventato. E quindi nelle arti marziali c'era questa stessa. Non c'erano ancora i campioni, perché ancora non c'era neanche l'agonismo, quindi non ci potevano essere il campionismo e quindi l'ammirazione per il campione. In quel periodo lì, quello che era la vera ammirazione di tutti era per il maestro, per il grande maestro che iniziava a portare il suo insegnamento, un qualcosa che ancora non si conosceva, che ancora era tutto da scoprire e quindi tutto da seguire, non solo dal punto di vista fisico, tecnico, ma anche mentale, cioè quello che veniva insegnato, che appunto in questo libro viene molto evidenziata la parte spirituale, mistica del personaggio, che non aveva niente a che vedere chiaramente con gli insegnanti che poi sono passati nel tempo, che sono diventati tutti più modernizzati rispetto a quella che era la tecnologia prima di tutto, e poi anche il momento stesso del contesto storico. Non ci scordiamo che appunto questo qui è stato un periodo dove in Italia soprattutto ci sono stati molti sconvolgimenti dal punto di vista proprio storico e politico. Il karate e le arti marziali, come vediamo leggendo questo libro, ma anche in parte leggendo il libro che ho scritto io sulla vita del Maestro Francesco Romani, che si ripercuote sempre su questo periodo che va dal 1955 al 1972. Dopodiché, come vedremo in futuro con altri libri che vi presenterò prossimamente, le cose cambieranno in maniera proprio del tutto assoluta sotto certi aspetti, e rimarranno di questi movimenti che all'inizio si parlava di centinaia di persone, e ora si parla di centinaia di migliaia di persone. E quindi è la storia delle origini che poi praticamente va avanti e si ripercuote sulla società con lo stesso equilibrio che si ripercuote a livello politico, no?
senso che tante cose cambiano a livello politico, tante cose cambiano anche a livello sportivo politico. Quindi ci sarà appunto una nascita anche dal punto di vista politico in questo libro, perché qui viene evidenziata la nascita della prima federazione in assoluto del mondo delle arti marziali, la famosissima FIC, no? Federazione Italiana Karate, che poi diventerà all'inizio avrà sede appunto al Kodokan di Firenze e poi si sposterà a Roma, verrà acquisita da politicamente proprio come controllo dall'avvocato Ceracchini, entreranno in gioco personaggi come Augusto Basile e tutto anche in quel momento lì cambierà, ma darà il là a degli anni fantastici per il karate italiano, dove ci saranno successi, primi successi a livello internazionale, dove emergeranno figure come Ennio Falzoni e quindi questo libro è un po' la madre di tutti i libri, diciamo, di quello che le arti marziali, come quello di Bruce Lee era un po' il libro di tutti i libri di quello che è il panorama delle arti marziali e degli sport da combattimento per quanto riguarda un discorso internazionale. Questo qui invece è un libro che a livello nazionale, diciamo, è uno se non il più importante per quanto riguarda la mia conoscenza e per quanto riguarda l'affettività che posso provare per questo libro stesso, in quanto mi è stato donato appunto dal maestro Francesco Romani, e non è un libro che si trova appunto in libreria, quindi insomma ha anche una certa particolare, un certo particolare valore patrimoniale, nel senso non che vale di migliaia di euro, però il fatto stesso che non è facilmente reperibile ha già un valore molto importante, soprattutto per un appassionato, per chi è appassionato di storia. Quindi vi ringrazio per l'attenzione anche questa volta e arrivederci alla prossima, arrivederci a quello che sarà un panorama un pochino più moderno, più vicino ai giorni nostri, con dei libri che faranno un salto leggermente in avanti rispetto a quello che abbiamo parlato finora, e cioè il periodo che praticamente dagli anni 50 va agli anni 70. Ok, grazie per l'attenzione, alla prossima. Grazie a tutti, ciao.